Amanti dello stile, benvenuti sul canale YouTube di AB Style Magazine. Io sono Alessandra Basile e oggi vi porto in un posto veramente speciale. Mi trovo infatti a Brescia presso la Stanway Piano Gallery da Passadori Pianoforti, perché vi voglio parlare di questo pianoforte veramente speciale. Si chiama Black Masterpiece e ce ne sono solo 20 esemplari in tutto il mondo. Ma prima di iniziare con questo video, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube di AB Style Magazine e di attivare le notifiche cliccando sulla campanellina. In questo modo non perderete mai le nostre storie di stile. E adesso sigla! Black Masterpiece celebra il 20° anniversario della serie Crown Jewels di Stanley e Son. Ecco perché ce ne sono 20 esemplari. E qui con noi abbiamo l'esemplare numero 8. Non solo, abbiamo anche Giulio Passadori che ci racconta perché questo pianoforte è così speciale. Questo pianoforte è così speciale perché è uno Steinway, innanzitutto. E uno Steinway è sempre speciale, non c'è nulla di normale in una produzione artigianale così raffinata. Certo, visti da fuori sono pianoforti, hanno 3 gambe, 88 tasti, 3 pedali, in realtà sono pochissimi punti in comune con gli altri pianoforti. Uno Steinway è una produzione speciale sempre perché è una produzione completamente artigianale e ci va oltre un anno di lavoro per costruire un pianoforte del genere. In un anno di lavoro ognuno degli operai, le maestranze che ci lavorano, sarebbe più giusto dire maestri, costruttori che semplici operai, ognuno mette la propria anima, mette il proprio cuore in ciò che fa e questo lo si sente, questo va ad aggiungersi come differenze e come essere speciale alle differenze che sono insite proprio nel legno. Non esistono alberi gemelli, per cui due parti di legno saranno comunque sempre differenti da un esemplare all'altro. La stessa fusione in terra della ghisa rende unica ogni ghisa. Tra gli Steinway così unici, i Crown Jewel sono molto più unici, perché pur utilizzando nella struttura del pianoforte, nel mantello, nella tavola armonica, nel somiere, nel tavolaccio, in tutte le parti strutturali, i legni che vengono sempre utilizzati sugli Steinway, questi hanno delle essenze pregiate molto particolari nella lastronatura esterna del mobile, nelle parti massicce come gambe, aste e le bordure varie, le parti che non è possibile lastronare. In questo caso è una lastronatura di bubinga verniciata con del poliestere fumé in modo da riuscire ad intravedere le particolarissime venature un po' ricce e anche la colorazione interna su questo che non solo è un Crown Jewel ma è anche un Black Masterpiece, quindi è un'esecuzione unica. Abbiamo una colorazione completamente diversa dell'interno, tutto sul nero, sul molto scuro, la tavola armonica è scura pur essendo in sitka come si conviene ad uno Steinway, la ghisa è color fumé, è più unico tra i pezzi unici. Dovete sapere che io amo la tecnologia e uno degli aspetti che mi ha incuriosita di più del Black Masterpiece è il fatto che pur essendo un raffinatissimo pianoforte acustico Stanley & Son ha in sé una forte anima tecnologica. Questo grazie alla tecnologia proprietaria Spirio e in particolare anche Spirio R, giusto? Infatti. Ci racconti cosa possiamo fare con questo pianoforte? Molto volentieri. Con questo pianoforte possiamo fare praticamente tutto. Ovviamente è un pianoforte da concerto, come sempre uno Steinway è, quindi ovviamente possiamo eseguire un concerto o ugualmente possiamo studiare, perché può anche essere utilizzato per studiare, non c'è alcuna fragilità in un pianoforte da concerto, quindi è anche una macchina da lavoro. Però, essendo anche uno Spirio, pur avendo la
meccanica che c'è in tutti i pianoforti da concerto Steinway, è la stessa tastiera, la stessa meccanica, le medesime parti e nulla in meno, ha in realtà in più sotto il tavolaccio tastiera una barra con una fila di solenoidi in grado di comandare autonomamente da sotto la tastiera, così come lo farebbe da sopra il pianista, in modo che Spirio possa anche suonarsi da solo. Non è una registrazione audio, è una registrazione del movimento delle mani del pianista che lo fa suonare da solo. Ma attenzione, è una registrazione talmente precisa e talmente fedele da conservare il tocco e l'intenzione musicale e l'interpretazione che ogni pianista dà ad un pezzo, perché la musica è quello, non è una riga di tot millimetri facilmente replicabile, è piena di chiaroscuri, è piena di sfumature, è piena di piccole, grandissime differenze. E Spirio, come ogni pianista, è in grado di fare questo, ossia c'è una banca dati ricchissima, ci sono attualmente poco più di 3.000 pezzi, ma è una biblioteca in continua espansione, registrata da tantissimi pianisti diversi, la maggior parte sono Steinway Artist, i migliori pianisti al mondo sono Steinway Artist, che hanno registrato su Spirio dei concerti che noi possiamo trovare nell'iPad e farci eseguire, possiamo addirittura sentire lo stesso concerto, lo stesso pezzo eseguito da pianisti diversi e confrontarne le differenze. Ci sono concerti classici, concerti jazz, concerti rock, ci sono parti di musica leggera, ci sono addirittura concerti per quattro mani. C'è anche una sezione a parte in questa biblioteca che contiene dei video storici nei quali Spirio ci fa sentire il concerto suonato da Michelangelo piuttosto che da Horowitz. Addirittura è possibile sentire dal nostro pianoforte, dal vero, Rachmaninoff che esegue Rachmaninoff. Oltre a tutto questo, essendo uno Spirio R, uno Spirio Record, è in grado di registrare in diretta ciò che noi dovessimo suonare. Possiamo addirittura editarlo, quindi possiamo registrare un pezzo per noi stessi e conservarlo. Se è una bella esecuzione ma abbiamo sporcato una nota, possiamo tramite l'editing fare una piccola correzione e salvarla, può essere su di una nota, su un gruppo di note, sul pedale o come si fa normalmente nell'editing audio quando si registra un disco, possiamo salvare il primo movimento di un'esecuzione, il secondo movimento di un altro e memorizzarli così come li abbiamo voluti, o inviarli ad un altro Spirio, o risentirceli, o conservare questo concerto per il futuro. È una possibilità nuova che Spirio ci dà con strabiliante fedeltà. È una nuova frontiera ed è una cosa meravigliosa. Bene amici, oggi avete visto quant'è speciale Black Masterpiece, di certo non grazie alle mie abilità col pianoforte ma per le sue uniche caratteristiche, non per niente è uno dei 20 esemplari unici presenti al mondo. Giulio Passadori ci ha raccontato tutte le sue caratteristiche, tutte le sue unicità e anche la grande tecnologia che troviamo all'interno della sua anima. Io sono Alessandra Basile, vi ringrazio per aver guardato questo video, se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like e prima di finire questo video vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube di Abbistel Magazine e di attivare le notifiche cliccando sulla campanellina, in questo modo non perderete mai le nostre storie di stile. Alla prossima, ciao!